Vedi, Soraya ha chiuso con Luca Salatino. L'eccessiva gelosia di lui mi ha deluso. Soraya Cerruti e Luca Salatino non stanno più insieme. A diverse settimane dal termine della loro relazione. È stata Soraya stessa in un'intervista concessa al magazine di Uomini e Donne a spiegare i motivi che l'hanno condotta ad interrompere la storia, sarebbe in particolare stata l'eccessiva gelosia di Luca. Secondo il racconto di Soraya, ad aver rovinato tutto, l'ho lasciato guardandolo negli occhi, lui si è messo a piangere. Soraya era stata scelta da Luca Salatino al termine del percorso sul trono di Uomini e Donne. Pochi mesi dopo la frequentazione lontano dai riflettori, l'ex tronista è però entrato nella casa del grande fratello VIP 7, dove è rimasto per quasi 4 mesi. Intervistata dal magazine del dating show, l'ex corteggiatrice ha smentito che la relazione sia giunta al capolinea per i tradimenti di entrambi, con la convivenza effettiva l'ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei 4 mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Tra i motivi che hanno condotto Soraya ad interrompere la relazione anche l'eccessiva gelosia di lui, ci sono stati dei comportamenti non in linea con quello che mi aspettavo. Abbiamo concetti diversi di gelosia. Mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa. Il fatto che Luca Salatino, all'indomani della rottura avvenuta settimane fa, non abbia smentito le voci di un possibile tradimento di lei ha ferito Soraya. Che si è detta delusa dal suo atteggiamento. La ragazza ha anche confidato di essere stata bloccata da Luca su ogni sociale e sul telefono, aggiungendo come pochissimo tempo dopo la fine della storia Luca stesso fosse già solito aggiungere a raffica nuove ragazze su Instagram. Anche questo comportamento mi ha deluso, ha proseguito. Speravo almeno aspettasse un attimo a comunicare la notizia. Tenendo conto di quanto era successo di bello. Io sono stata nel mio, ho coltivato il mio dolore con a fianco i miei cari. Non sono andata a fare festa con gente che conoscevo da 5 secondi, ha dichiarato sempre Soraya, che ha evidenziato come secondo lei siano state le telecamere a cambiare l'animo di Luca. In chiusura Soraya ha confermato di essere single, l'imprenditore descritto come il suo nuovo fidanzato sarebbe infatti soltanto il collaboratore di una sua cara amica. Quella foto è stata scattata a Napoli nel corso di un incontro di lavoro a cui partecipavano altre persone.